Pista ciclabile a Catania, qual è la sua posizione? Pista ciclabile? Quale? Quella del lungomare? Spesi quanti? 450.000 euro? Perché cosa? Per un aborto. Cordoli non in regola, metà andata e ritorno. A parte mi sa che non esiste nessuna pista ciclabile dove c'è il flusso veicolare di andata e ritorno. Perciò lì è tutto da vedere se potrà essere inaugurato o meno questa pista ciclabile. Si poteva fare anche un po' migliore, no? Che basta andare a copiare una pista ciclabile di Furci Sicula in Sicilia, che ce n'è una molto carina, o quella di Marina di Ragusa. E poi devo dire che è molto pericolosa. Ma non è il fatto della pista ciclabile, è giusto che noi abbiamo una pista ciclabile in città, però è anche giusto che prima della pista ciclabile ci sono degli interventi più importanti, sicuramente molto più importanti e più. Il primo è quello dei semafori, perché abbiamo noi sul lungomare sette passaggi pedonali dove ci sono i semafori in verticale sulle strisce pedonali. Per legge le strisce pedonali devono essere a 4 metri spostati dal semaforo, e quella è una. Poi abbiamo il marciapiede a nord, quello che non costeggia il mare, che è di 82 centimetri, dove il comune, non dall'amministrazione di Bianco, ma bensì quello della passata amministrazione, ha fatto sì che il marciapiede fosse il cuscino dei pali della luce, che sono di un diametro di 72 centimetri. Impossibile, ciò vuol dire passare con una carrozzella, un disabile, una mamma con un bambino a piedi. E E sull'assenza di parcheggio? ci stavamo arrivando, ma non è solo così. Il lungomare c'ha 50 cose che si bisognava fare, 50 prima della pista ciclabile, il parcheggio, la ringhiera, il verde, tutte le scritte sui muri, Piazza Nettuno, Piazza Tricolore, il museo ai caduti, non era da pista ciclabile.